Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Nero su Bianco. Questa sera torneremo a parlare delle vicende legate alla banca, la vecchia Banca Etruria. Magari poi ovviamente affronteremo anche capire anche le prospettive invece per quanto riguarda UBI e Banca. Come sapete, intanto nella giornata di mercoledì c'è stata la nuova udienza per quanto riguarda il crack, con la richiesta di rinvio a giudizio da parte del procuratore Rossi, la strada del rito abbreviato scelta da alcuni imputati. Nella giornata di giovedì invece la commissione parlamentare d'inchiesta appunto sulle banche ha ascoltato in audizione proprio il procuratore Rossi. Leggeremo anche magari alcune delle cose che sono state dette. La stampa invece ha riportato nelle ultime settimane anche questa sorta di governo ombra che appunto avrebbe guidato la banca. Ci collegheremo anche con il parlamentare Maurizio Bianconi, che ci ha promesso appunto un intervento. Intanto io saluto Piero Franchini, benvenuto. Buonasera. Buonasera, anche tu con il tuo fogliettino, ormai appunto le dicevamo prima di cominciare che è una moda, non so tu per quale finalità lo tieni tra le mani, penso per leggere. Però. Sì, io di solito nel bigliettino, nei bigliettini ci leggo, diciamo, non altri motivi. Vi salutiamo, torna con noi Fabio Faltoni, segretario provinciale buonasera. Della FABI, e poi Alvise Aguti del Comitato Risparmiatori Azzerati, buonasera, benvenuto. Abbiamo spesso ascoltato anche nei nostri servizi che abbiamo realizzato di volta in volta e che ci siamo occupati di questa vicenda. Allora, io partirei dalle parole che appunto Roberto Rossi ha detto appunto alla Commissione parlamentare, in particolare sulle operazioni più azzardate commesse all'interno di Banca Etruria, condotte dai vertici secondo lui tra il 2008 e il 2010, perché negli anni seguenti c'erano le ispezioni della Banca d'Italia e quindi lui dice c'è stata anche maggiore cautela da parte della dirigenza. Chiedo al Vise Aguti, ecco, se già intanto è d'accordo con questa, diciamo, con questa ricostruzione temporale. Qui stiamo parlando di cifre, quindi chiaramente non possiamo non essere d'accordo. Sono dimensioni di fidi concessi che come quantità sono stati, come dimensione, sono stati maggiori nel periodo 2008-2010 rispetto al periodo seguente. C'è da dire che il procuratore si è concentrato solo e esclusivamente sull'esposizione di suo interesse, quindi sulle grandi esposizioni sopra 500.000 euro, quindi non riguarda l'intero ammontare dei crediti deteriorati della banca, che potrebbe riservare altre sorprese. Quindi nel suo compartimento stagno è effettivamente così, sono completamente d'accordo. Ecco, in quegli anni voi percepivate, ecco, che effettivamente qualcosa era cambiato rispetto al periodo precedente? Ma noi le notizie più eclatanti le abbiamo lette nei giornali, dico la verità. Abbiamo subito uno shock con il commissariamento, quindi, che è avvenuto qualche anno dopo gli anni che lei ha ricordato. In quegli anni lì non c'era il sentore di nulla, anche la spinta da parte della Banca d'Italia per trovare un partner, no? Per farci acquistare da qualche banca più solida è venuta successivamente. Anche i verbali della Banca d'Italia ovviamente sono riservati, erano e sono secretati, e quindi quando noi siamo andati all'assemblea, quando i soci andavano all'assemblea per approvare il bilancio, evidentemente non avevano assolutamente il sentore di tutto quel mondo, di tutto quel vaso di Pandora che è stato scoperchiato successivamente. Piero. Sì, dunque praticamente diciamo che tutto ciò che è successo in quel periodo diciamo che da alcune parti, invece io che rappresento un po' gli imprenditori, diciamo, si sapeva che, perché si sapeva, perché chiaramente i crediti venivano dati a chi sapevano loro, quindi ecco, questo governo ombra effettivamente ha, diciamo, un po' aleggiato, non un po', ha aleggiato al di sopra, diciamo, di tutti forse, e però ecco, diciamo, stupisce un po' il fatto che oggi molte persone dicano che nessuno si accorgeva di niente, quando però io mi ricordo che venivamo pressati dai vari dirigenti, che io certe volte magari non sono tanto d'accordo quando si dice che il personale non c'entrava niente,
perché io personalmente, per dire, mi è stato detto più volte di acquistare certi prodotti che poi qualche volta ho anche acquistato, per dire, però praticamente per fortuna diciamo che sono venuto fuori in parte, non nelle azioni, ma insomma ecco. Però ecco, diciamo che queste cose erano purtroppo vere e quindi ecco, infatti il dottor Roberto Rossi e appunto il giudice Claudiani, con il pool dei giudici che hanno diciamo, indagato su questa cosa, confermano che ciò che Banca Italia aveva anche contestato, perché anche Banca Italia non era, cioè, anche se in, diciamo molto molto diciamo così in modo all'acqua di rose, come si dice, aveva però detto che c'erano delle cose che non funzionavano e infatti lì non funzionava il fatto che non era il comitato direttivo il CDA a decidere, ma il CDA ratificava ciò che questo comitato ombra, che dice il dottor Rossi, che era composto appunto da Inghirami, Fornasari, Guerrini e al quale partecipava anche il direttore Bronchi, anche se non aveva il diritto di voto, e decidevano tutto prima e poi praticamente il consiglio d'amministrazione ratificava e di solito è stato ratificato tutto ciò che dopo è venuto fuori, appunto, e sono qui i vari, diciamo, le varie, i vari favori fatti a chi di dovere, e vedi insomma, la Sacci di Bibbiena, vedi l'HIFESING, la società di fotovoltaico di cui era diciamo, il dominus era Guerrini, che poi qui esiste anche un conflitto di interessi, quindi fra l'altro lui doveva, la società doveva pensare appunto a, diciamo, a dare energia a quello yacht famoso, lo yacht Etruria, e quindi ovviamente cose che poi dovranno essere dimostrate sì, praticamente, cioè, dovranno essere dimostrate. Questo è quello che dice il procuratore, cioè, Rossi, appunto, perché poi sappiamo che poi quando si arriva alle sentenze però cose, ecco, diciamo che infatti su questo diciamo che ecco infatti questa è la Nazione, stiamo, ecco, vedendo, ecco. Stiamo vedendo che appunto questo è quello che riporta anche la Nazione, sono i dati che sono. Sentiamo un attimo, no, volevo tornare un attimo su quello che lei ha accennato sui dipendenti, sì. Andiamo subito a bomba sulle obbligazioni subordinate, sulle azioni, sì. Mi sembra di capire, le obbligazioni subordinate bancarie di Banca Etruria e delle altre banche, ricordiamolo però anche al gentile pubblico, sono state cancellate da un decreto governativo in una triangolazione governo, Banca d'Italia e autorità europee. Per la prima volta, penso, dal dopoguerra ad oggi non era mai accaduto quello che purtroppo è accaduto quella domenica pomeriggio, sera del 22 novembre del 2015. Quindi c'erano all'epoca 60-70 miliardi di euro di obbligazioni subordinate di gran parte delle banche italiane, quindi nessun dipendente poteva immaginare che stava vendendo un prodotto che non fosse completamente in regola, approvato ovviamente dalla Banca d'Italia e dalla Consob, quindi il dipendente non solo era convinto di vendere un prodotto buono, ma il prodotto era buono perché è stato cancellato non dal dipendente, ma è stato cancellato da un decreto governativo che nessuno, nemmeno il giorno prima, poteva immaginare. Quindi bisogna ripeterlo continuamente, non sono i dipendenti che hanno cancellato le subordinate o le azioni, i dipendenti, molti, avevano comprato le subordinate per loro stessi, le avevano vendute, avevano incoraggiato l'acquisto da parte di familiari stretti, senza parlare delle subordinate, 65.000 soci, tra i quali quasi tutti i dipendenti, le azioni. Sentiamo l'avviso a tutti. Non posso accettare la divisione delle responsabilità, cioè qui c'è sempre una posizione, noi non c'entriamo nulla, è sempre colpa di qualcun altro, ognuno si deve prendere le proprie responsabilità, che siano piccole, medie o grandi, ognuno si deve prendere le proprie responsabilità. Faccio un piccolo excursus, partiamo dalle obbligazioni, ma se non anche dalle azioni, cioè il quadro è abbastanza chiaro ormai. Si sono voluti spremere fino in fondo i soci correntisti.
prima tutti gli azionisti con aumenti di capitale e poi con un aumento di capitale travestito da obbligazioni che sono le emissioni subordinate del 2013. La responsabilità è apicale, certamente, perché si è scelto di fare un aumento di capitale travestito collocando obbligazioni e collocandolo presso il pubblico retail, i soci, perché non c'era la possibilità di venderlo altrove se non a tassi di interesse altissimi. E questo è stato fatto nel 2013, quando già era stata approvata in sede europea un regolamento, che è la comunicazione del 2013, in cui erano già chiare le responsabilità nell'emissione di queste obbligazioni e le conseguenze pratiche, per cui il governo non sarebbe più potuto intervenire con aiuti di Stato e le prime a essere tagliate sarebbero state le obbligazioni subordinate e le azioni, chiaramente, come già era successo, le azioni già in passato, le obbligazioni subordinate da quel momento poi non sarebbero state salvate. E questo lo si sapeva, e chi colloca le obbligazioni lo doveva sapere. Se non lo sapeva, se lo faceva in modo inconsapevole, non va bene lo stesso, perché comunque chi ha lo sportello deve essere preparato. Peccato un po' di ingenuità, ma no, ecco, no, per dire, non è solo ingenuità, è pensare qualcun altro ci penserà a risolvere il problema. Ecco. Io dico in buona fede posso accettare, ma inconsapevolmente non percepire che ci fossero problemi, questo non lo posso accettare. I problemi ce n'erano. Qua ho una vostra comunicazione interna in cui definite l'obbligazione del 2013 a rischio medio e come titolo liquido. Il rischio era, e non è per iniziativa del dipendente ovviamente, rischio era assimilabile a quello di un titolo pubblico dello Stato, quindi nessuno poteva immaginare che un giorno, una notte, il governo avrebbe cancellato le subordinate. Il rischio medio non è che ha messo Banca Italia. No, non voglio far questo, io voglio fare un discorso concreto, parlando di cose concrete, non per partito preso. Senza confondere le acque magari. No, non sto confondendo le acque, io dico che il rischio medio di questa obbligazione non l'ha messo Banca Italia o l'ha messo Consob, l'ha messo un protocollo interno di Banca Italia. Nemmeno dipendenti però. Certamente, stiamo parlando di vertici apicali. Il rischio è stato deciso da un protocollo interno dei vertici di Banca Etruria, in cui è deciso che il rischio era medio, come fosse un titolo di Stato, e che fosse un titolo liquido, mentre invece non lo era, perché non veniva collocato su un mercato regolamentato, quindi la banca lo poteva sì ricomprare, ma fino al limite di un 5%, che è il limite massimo che Banca Italia gli consentiva di detenere. Quindi, superato questo limite, un risparmiatore non avrebbe più potuto rivendere il titolo acquistato. Quindi io allo sportello, io dipendente che vendo normalmente, vendo tutti i giorni dei titoli e posso collocare a lei un titolo a rischio medio, un titolo di Stato o un titolo a rischio medio, una subordinata di Banca Etruria, non so se le faccio un favore, sì, e mi rendo conto di farle un favore, diciamo, a collocarle un muro. È facile fare questi ragionamenti oggi, dopo che è accaduta una cosa che nel dopoguerra non era mai accaduta, quindi nessuno poteva immaginare il governo avrebbe cancellato la comunicazione europea del 2013. Il governo e la Banca d'Italia e le autorità europee hanno deciso improvvisamente di cancellare le obbligazioni subordinate, quindi qui non c'è rischio che tenga, non c'è legge che tenga, qui è un ragionamento che serve solamente per mettere contro, io mi sto battendo da anni, dipendenti contro i nostri clienti. I clienti di una banca popolare come Banca Etruria sono spesso amici, ex compagni di scuola, parenti, familiari. Da noi avevamo direttori di filiali che svolgevano il proprio lavoro nello stesso paese dove abitavano, magari erano direttori da 10 anni, quindi nessuno poteva immaginare che stava vendendo un prodotto pericoloso. 70 miliardi di subordinate del sistema bancario. Ripeto la domanda, siccome per lei doveva essere la stessa cosa collocare un titolo di Stato o un'obbligazione subordinata, lei pensa di aver fatto un lavoro professionale
a non... collocare in via privilegiata le obbligazioni le strategie commerciali vengono decise dal consiglio di amministrazione. Benissimo. Il dipendente non ci può mettere bocca. Però noi eravamo consapevoli. Voi dovete vendere che prodotti che vi forniscono? Noi dobbiamo, fare il noi dobbiamo fare il nostro lavoro da dipendenti. I prodotti e i servizi sono molti. Non dobbiamo fare il nostro lavoro da dipendenti. Se uno gli dice vendi le bombe, vende le bombe. Ma se io scopro. Allora ha diritto il ladro perché fa il suo lavoro, a questo, che ladro fa il suo lavoro? Questo nessuno l'ha mai detto. Ma se io scopro oggi che un medicinale che è diffusissimo, che si può dare a bambini, se scopro oggi che è tossico, io posso andare a denunciare il commesso della farmacia che 10 anni fa me l'ha venduto? No, ci sono le autorità. Nel nostro caso la Banca d'Italia e la Consob dovevano svolgere il loro lavoro. Non lo hanno fatto, sarà la commissione parlamentare a stabilirlo. Per quanto ci riguarda, nessuno di noi poteva avere il sentore che quanto veniva venduto, quanto veniva proposto, anche in presenza della Banca d'Italia, potesse essere pericoloso, perché non lo era. Ci dobbiamo fare un secondo e poi ripartiamo. Seconda parte di Nero su Bianco, ci eravamo lasciati con questo parallelo del farmaco che poi si sa solo in un secondo momento magari che era dannoso, diceva Fabio Faltoni, allora si deve ricercare il commesso che l'ha venduto e quindi il parallelismo con chi ha piazzato i titoli. Non sono d'accordo, vorrei, io non sto dando tutta la responsabilità ai dipendenti, non è così, io vorrei franchezza. Non è possibile non capire che collocando un'obbligazione subordinata della banca si mette maggiormente a rischio il proprio cliente rispetto a dargli un titolo di Stato. E questo, finché non verrà riconosciuto questo, allora, qual è il problema? Dovevo vendere per forza questa obbligazione subordinata, altrimenti il mio lavoro, la mia carriera ne risentiva? Siamo franchi fino in fondo, cosa che non avete fatto. Non era così. E allora cosa vuol dire? Non avete fatto bene professionalmente il vostro lavoro, perché altrimenti non dovevate collocare così tanti titoli subordinati alla clientela retail. Voi siete cascati nel tranello che vogliono scatenare una guerra tra poveri, ma io come rappresentante dei lavoratori della Fabi non ci casco di sicuro e mi sono permesso di venire anche a tutte le vostre assemblee, ascoltarvi e quando ho potuto anche prendere la parola per dire quelle cose che sto dicendo oggi. Fino a quel famigerato decreto le subordinate erano pericolose in caso di fallimento di una banca. Le banche non potevano fallire, dette in maniera brutale, molto molto sintetica e semplicistica, lo riconosco, le banche non potevano fallire e quindi il rischio non c'era, è venuto dopo. Infatti stranamente tutte le denunce sono venute stranamente dopo quel decreto governativo. Quello è venuto nel 2015. Lei conosce la comunicazione europea del 2013? Guardi, i dipendenti di Banca Etruria sono preparati e sono e quindi lei personalmente la conosce e lo sta riconoscendo anche UBI, che ci ha preso, che abbiamo un livello qualitativo professionale elevatissimo. Quindi scatenare e puntare il dito contro la luna, uno si confonde a guardare il dito invece deve guardare la luna. Io l'ho sempre detto che forse era la strategia più facile da parte vostra, quella di trascinare in tribunale i dipendenti, ma che era un errore. No, non sto parlando di questo, io sto parlando di fatti concreti. Io l'ho chiesto, la comunicazione europea è del 2013, in cui vengono messi per scritto i rischi sulle obbligazioni subordinate. Lei la conosceva, i dipendenti di Banca Etruria la conoscevano. Lei fa un errore anche questo, che spesso voi l'associazione di alcuni consumatori hanno fatto, è confondere i banchieri con i bancari, che è un errore anche questo qui gravissimo. Quindi lei non la conosceva la comunicazione europea del 2013? Si figuri se io non conoscevo tutte le norme che riguardano il mio lavoro. Però vede, anche qui lei cerca di trascinare il ragionamento scatenando una guerra tra poveri e confondendo, come spesso fanno, banchiere con bancario. Le cose sono molto diverse. Non mi può rispondere per frasi fatte. Io sto facendo delle domande precise. Noi eravamo 1700 dipendenti che svolgevano il proprio lavoro in base a delle strategie decise dai massimi vertici, dal consiglio di amministrazione, alcuni dei quali dovranno affrontare dei processi. Il consiglio di amministrazione è quello ombra. Diciamo così, è una risposta implicita. Noi parliamo ovviamente delle decisioni prese dal consiglio di amministrazione, ci mancherebbe altro. Allora, vediamo un attimo come è andata questa ultima udienza che c'è stata per quanto riguarda il procedimento riguardante il
crack. Vediamo un attimo con Chiara Sadotti. Ha chiesto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati, ha fatto una discussione puntuale, rigorosa, evidenziando le malefatte. Il PM Andrea Claudiani ha concluso la sua lunga requisitoria chiedendo il processo per tutti gli imputati per il crack della vecchia Banca Etruria, 23 tra ex presidenti, vicepresidenti, direttori generali, consiglieri e sindaci revisori. Ha ribadito le distrazioni, le dissipazioni che sono state operate attraverso condotte dolose e colpose di tutti coloro che avevano l'obbligo di verificare l'andamento della erogazione dei finanziamenti. Erogazione dei finanziamenti che fin dall'inizio si sapeva essere difficile, anzi di sicura non recuperabilità. Quattro invece le domande di rito abbreviato che prevede in caso di condanna uno sconto di un terzo della pena presentata al gruppo Giampiero Borraccia. A richiedere il rito alternativo l'ex presidente di Banca Etruria Giuseppe Fornasari, l'ex direttore generale Luca Bronchi, l'ex vicepresidente Alfredo Berni, tutti chiamati a rispondere di bancarotta fraudolenta, e l'ex consigliere Rossano Soldini, imputato per bancarotta colposa. È una scelta ponderata alla luce di quelle che sono le strategie dei difensori. La prossima udienza in programma per il 24 gennaio 2018 sarà il turno delle parti civili, oltre 2.000 quelle ammesse dal giudice. Si tratta di persone che hanno perso tutti i loro risparmi e quindi chiedono un risarcimento morale nella speranza che effettivamente sia fatta giustizia e che sia recuperabile quanto hanno perso. Chiedo ad Avisa Guti, ecco, c'è speranza di ottenere giustizia attraverso appunto questa che è rimasta la via, ecco, del processo? Quanto riguarda i processi penali vedo più che altro giustizia morale, giustizia economica per tutti i risparmiatori sarà ben difficile. Per quanto riguarda la via ordinaria magari vedo maggiori possibilità. Anche la responsabilità di UBI a questo punto potrebbe e dovrebbe venire fuori, anche se è tutelata da garanzie da parte di Banca Italia e Fondo di Risoluzione per circa 250 milioni per tutte le tre banche. Però le azioni di responsabilità degli azionisti sono tante, non è detto che siano, che possano essere sufficienti. Probabilmente avevo iniziato andando a cercare le responsabilità effettivamente là dove sono di più e quindi ecco da chi diciamo ha diretto questa banca e chi ha governato questa banca. E quindi ecco tutto ciò che è avvenuto diciamo lì con questi favoritismi, questi favori, poi ci sono entrati di tutti, dal Cardinal Bertone appunto che aveva avuto tramite la figlia di Dalla Via un aiuto di 700-800 mila euro, quindi ecco diciamo che queste sono le cose che effettivamente sono successe e quindi chiaramente diciamo che è vero che tutto è dipeso da chi ha governato la banca, però ecco io non mi sento di escludere, anche perché io da 1965 frequento questa banca e quindi la conosco, la conoscevo bene. Ecco io in quegli anni appunto, chi è che frequentava la banca, che lo frequentava in modo diciamo abbastanza diciamo così come lavoratore, come imprenditore appunto che andava a fare le operazioni che si fanno, probabilmente ecco quelli un pochino più avvezzi a vedere che qualcosa sarebbe successo e diciamo se ne erano accorti, tant'è vero che qui ecco riconfermo che a qualcuno i famosi dipendenti hanno detto. E quindi ci sono testimoni che si sono salvati grazie a qualcuno che gli ha detto. Tutto lì è tutto strano, non è che ci sia qualcosa di buono o di cattivo proprio fino in fondo. È chiaro, però ecco, diciamo che è vero che i dipendenti hanno fatto il suo lavoro, però certe volte non è detto che il proprio lavoro consiste nel dire io vado lì la mattina, mi tappo l'orecchio, non sento niente
cioè perché anche qualche dipendente mi sembra che abbia detto che è vero che veniva pressato per cercare di vendere questa cosa. Io ho visto, ci sono stati dei dipendenti che forse, diciamo, non proprio di Arezzo, ma forse anche qualcuno di Arezzo nel passato, che hanno detto appunto che venivano un po' caldeggiati a cercare di vendere questi prodotti. Perché? Perché ce n'era bisogno di venderli. E quindi ecco, è questo chiaramente quello magari che era meno interessato a fare carriera, probabilmente ha detto: ma sai, io faccio il mio lavoro. Però quello che magari era più diciamo intenzionato a vedere se dando una mano forse faceva qualche passettino in più, e forse l'ha fatto. Ecco, però questo non vuol dire che chiaramente la colpa deve essere, nessuno vuol dare la colpa ai dipendenti, però io dico che i dipendenti in generale, di qualsiasi siano, in una fabbrica, cioè dovrebbero un attimino anche partecipare, perché se tutti diciamo io faccio il mio, io non sento niente, mi tappo le orecchie, e poi dopo però chiaramente non è che il mondo va così. Perché dopo in banca tu non è accaduto. Questo in banca tua è accaduto assolutamente, perché i dipendenti... No, le orecchie se ne sono tappate. No, nessuno si è tappato nulla. Io ripeto, la pericolosità delle subordinate, all'epoca c'erano 70 miliardi di euro di subordinate nel mondo bancario, quindi tutte le banche più grandi vendevano le obbligazioni subordinate, senza parlare delle azioni. Sì. L'85%, no, ora finisco, l'85% dei dipendenti era azionista convinta della banca. Figuriamoci se potevano immaginare che sarebbero state cancellate con un decreto. Se non ricordo male, 300-400 dipendenti in maniera diretta tramite familiari avevano le obbligazioni subordinate. E eravamo sotto controllo, lo ripeto, lo sottolineo tante volte, della Consob e della Banca d'Italia. Eravamo sotto diretto controllo della Consob e della Banca d'Italia. Quindi qui qualcuno, forse la commissione parlamentare d'inchiesta, deve andare a vedere se altri livelli, ma lontani da Arezzo e lontanissimi da dipendenti, non hanno funzionato. Non scherziamo. Va bene, allora noi intanto la commissione andrà a vedere gli altri livelli, io vado a vedere i bassi livelli. I bassi livelli sono i vertici che hanno emesso queste obbligazioni, che le hanno voluti collocare al retail, che le hanno inserite a rischio medio, cioè come un rischio di titoli di Stato, e da parte dei dipendenti, qui parlo di fatti, aver trattato la profilazione MiFID come quasi una formalità fastidiosa, che in realtà è la base per cui si dovrebbe collocare solo certi prodotti alla tipologia di risparmiatori adeguati. Però è tutto da dimostrare quello che le dice. È tutto da dimostrare. Tutto da dimostrare. Allora, da un'indagine di 150 profilazioni MiFID, l'80% di queste persone conosce gli ETC. Lei sa cosa sono gli ETC? Il 92% conosce United Linked. Lei conosce United Linked? Il 95% conosce gli index linked. Dobbiamo il poi 100% vedere... conosce certificati. Dobbiamo vedere. Conosce certificati. Dobbiamo vedere. Quindi senza queste risposte. Dobbiamo vedere. Senza queste risposte i risparmiatori. Dobbiamo vedere l'esito. Un rischio medio. L'esito di ogni punto nella profilatura. Dobbiamo vedere poi il peso. Io parlo di sostanza. No, è viceversa. Dobbiamo vedere poi il peso di queste risposte sul profilo che veniva fuori. Quindi andiamo a vedere esattamente, se non ricordo male, 4.700 nostri clienti che purtroppo hanno perso le subordinate. Andiamo a vedere poi come queste risposte andavano a pesare veramente sul giudizio finale. Allora, sono 10.500 risparmiatori delle banche. I dipendenti, sì, che hanno le obbligazioni subordinate sono 200. In maniera diretta, ma in maniera indiretta o almeno con familiari stretti, lei il numero quasi raddoppia. Che comunque su 10.500 siamo una. Ma su 1.500 dipendenti la percentuale è molto alta. L'85% aveva le azioni, figuriamoci se volevamo fregare noi stessi. Ma non sto dicendo questo, io sto dicendo che c'è stata una superficialità
nella profilazione MIFID. Assolutamente, è una dolosità nell'avere messo le obbligazioni subordinate e nell'averle collocate a rischio medio, quindi parlo di dolosità a livello apicale e di una superficialità. Questo è tutto da dimostrare. Questa è la mia opinione che mi sono fatto leggendo profilo MIFID. È tutto da dimostrare. Io mi sono fatto questa opinione leggendo profilo MIFID. I lavoratori Banca Curia non sono superficiali. Non ho detto questo, ho detto la profilazione MIFID è stata trattata come una formalità superficiale, cosa che non doveva essere. E andare a vedere nel dettaglio se poi il profilo corrispondeva veramente al livello di conoscenza del cliente. Questo lo vedremo negli arbitrati, sarà già un giudizio esterno a volerlo ci fare. Ci fermiamo un attimo e riprendiamo subito. Eccoci qua, ultima parte dedicata al tema banche e dovremmo avere in collegamento da Roma l'onorevole Maurizio Bianconi. Buonasera. 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 Ciao Maurizio. Allora, partiamo da, penso ha avuto modo di apprendere, no? Che cosa ha detto il procuratore Rossi in commissione d'inchiesta. Non so esattamente. Beh, è uscita un po' da tutte le parti. Allora, tornando. E cosa ha detto? Ha detto tante cose, no? Ad esempio, che le operazioni più azzardate dell'istituto sono avvenute tra il 2008 e il 2010. Lei è d'accordo? No. No. Quindi. No, assolutamente no, perché mi pare che a Civitavecchia gli abbiano fatto il prestito dopo, mi pare. Sì. È chiaro che se lui porta tutto al 2008-2010 tira per la prescrizione per il vecchio consiglio di amministrazione e non colpire il nuovo consiglio di amministrazione. Non mi pare che sia una visione serena, perché poi il consiglio di amministrazione è l'ultima ruota del carro di questa vicenda, insomma ha fatto perché glielo lasciavano fare. Quindi secondo lei è un processo quello sul crack a rischio prescrizione? Se dice così, certo, perché sposta la commissione del reato nel 2008, siamo nel 2017, faccia lei. Si è parlato, no, di governo ombra, cioè ne ha parlato poi anche le carte, insomma, dell'accusa, governo ombra che decideva su Banca Etruria. C'era questo governo ombra? C'era un consiglio di amministrazione che decideva per fare quel che voleva, non c'era governo ombra, perché io poi le dietrologie le vedo malissimo. Di questa banca ne hanno fatto quello che ne hanno voluto, non tutti, alcuni hanno seguito più che altro per superficialità e per rapporto fiduciario. E dopodiché il problema, come io sostengo da tempo, non è quello che ha fatto Banca Etruria, perché l'hanno fatto tante banche oltre Banca Etruria. Il problema è di come è stata trattata dal decreto governativo e dalle operazioni di Bini Smaghi. Questo è il vero problema di Banca Etruria, non altro. Ecco, ma poi Bini Smaghi, quindi Chianti Banca, si sta avvantaggiando concretamente di questa situazione? È logico, sta realizzando il suo scopo. E non solo, ma poi Bini Smaghi è riuscito a far fuori tutto il consiglio d'amministrazione vecchio di Chianti Banca e probabilmente, anzi sicuramente, la società generale per la quale lui lavorava prenderà tutto il controllo della banca di tutto il settore bancario, quantomeno per la Toscana. È un'operazione che parte da lontano. Il fulcro, io ho chiesto di essere ascoltato dalla commissione d'inchiesta, perché il grave di tutta questa questione non sono le bagatelle del consiglio d'amministrazione, perché Veneto Banca ha fatto molto peggio, e la Banca del Salento fece molto peggio, ci sono delle banche in Sicilia che hanno fatto molto peggio, il Credito Valtostano ha fatto molto peggio. Non è quello il problema è di tutta l'operazione che ha praticamente ghigliottinato la Banca Etruria per farla uscire dal territorio e farci entrare gli antibanca. Questo è il fulcro del problema, che nessuno ovviamente prende in considerazione. Io vado certamente dal procuratore a dirgli perché non fai questo, non faccio il carabinieri, però ho fatto 3 interrogazioni al governo, non mi hanno risposto. Ho chiesto di essere ascoltato dalla commissione d'inchiesta,
però hanno chiamato quelli di Banca Etruria, a me nessuno mi ha convocato, quindi. Maurizio, sono Piero Franchini. Ciao. Ciao, ciao. Dunque, la signora Carla, che è la responsabile della segreteria, e il consigliere Enrico Fazzini hanno testimoniato appunto su questo fatto che secondo loro, secondo loro, e lì non era il comitato direttivo, il consiglio di amministrazione a prendere le decisioni, ma era, ratificava ciò che fanno i nomi appunto di Guerrini, di Fornasari e di Inghirami, e poi partecipava anche Bronchi a prendere le decisioni appunto poi su quei finanziamenti che sono stati fatti. Ma non è mica dal 2008 al 2010 questo? No, sì, questo no, questo io, cioè non c'è. Ma se il procuratore della Repubblica dice dal 2008 al 2010, io non so di che no, consulente si è avvolto, o se mi dite una cosa vera voi, mi sembra una cosa molto sciocca questa. Ecco, punto. Non è da dottor Rossi, che io stimo moltissimo. Mi sembra strano, proprio strano che dica una cosa così. Quindi però su questa città le cose, diciamo, che si è detto anche più volte. Ma che decidevano in 3 o 4, è sempre stato un Banca Popolare. Oh, se sì. No ci si piglia per in giro tutti noi. Quando c'era Piero Vaccini addirittura faceva il suo assessore. Non c'è mai stata una reale collegialità in banca Popolare. Erano sempre 3 o 4 che decidevano, sia quando c'era il Favalli, sia quando c'è stato il Fornasari. Non è una novità che il consiglio di amministrazione, c'era il Prospero di Rosario, aveva 90 anni, era nel consiglio di amministrazione, ragazzi, io me lo ricordo, tutta gente degnissima, ma poi la banca l'hanno sempre fatta 2 o 3 o 4, quindi non l'hanno fatta mai tutti, l'hanno fatta sempre pochi. Ma quella cappa che c'è sulla città, che abbiamo più volte detto, al di là di Fornasari, forse lì, ma non avrà influito su queste decisioni? No, certo, quando mi si dice che, senza volere, perché gente che io conosco e mi dispiace, ma quando si dice che Rosi comandava lì dentro, era la Castelnuovese, era tutto quel giro lì, quando c'erano gli altri, quando c'era Sabatino Madiai in Banca Popolare che contava, non è mai cambiato questo. La Banca Popolare era uno dei terminali entro i quali si muoveva la cappa che ha sempre ammazzato Arezzo. Sempre quello. E quindi Ubico non è mai cambiato, sto giochino non è mai cambiato, mai. Ecco. Ha cambiato i personaggi, può aver cambiato i cantoni, entra uno e esce quell'altro, ma ha funzionato nello stesso modo, con la Banca Popolare dentro. Ecco. Ecco, adesso con UBI, cioè UBI è una banca esattamente come le altre o c'è una speranza? È una banca che da ritiro non c'è niente, quindi noi abbiamo avuto una perdita enorme a non avere l'istituto qui. Ringraziamo il cielo che ci mantengono i posti di lavoro e tengono viva la banca, e dobbiamo solo ringraziarli. Però finito per Arezzo è finito ogni cosa, insomma. No. E se è stato un ulteriore colpo, ma no. Dalla colpa a quei 3 o 4 che hanno fatto i crediti improvvidi senza colpevolizzare un sistema che si è giocato sempre a dadi, la banca, anche il colpo di Stato che fece il Fornasari sul Favalli, fidandosi sui voti di un club indebitato, fa parte del gioco dei 4 cantoni. Ma non è che va accusato il Fornasari, è il sistema, era quello lì. Il sistema Arezzo è che in 20 si sei in 10, in 20, in 7. Addirittura quando c'era il Duce erano 2 o 3, il Bruschi, il Duce e qualche altro. Si sono sempre giocati la città. Questa è la verità. Quindi Maurizio, sarà Binismaghi ora che farà ritornare l'interesse, diciamo, verso le banche agli aretini? Binismaghi che c'entra con l'aretini? Ho visto che finanzia qua e là le varie. Certo, si deve tenere buono un territorio che viene a conquistare con la società generale, ma uno che ha fatto un verso così alla città, gli si fa un congresso, un convegno organizzato dai commercialisti e da tutto il Gotha, dai Rotari della città, vuol dire che questa è una città di gregari, di servi, di sciocchi, io non lo so. Io ho fatto anche delle interrogazioni senza risposta, perché è vox clamantis in deserto, è per quello anche che smetto di fare il deputato, perché c'è manco più gusto.
perché ormai è un corpo insensibile, ma non è che è insensibile nelle classi dirigenti che fanno quello che la gente gli fa fare, è in quello che gli fa fare la gente, alle classi dirigenti, è quello che la gente si fa fare. Questo è il grave, Fabio, un popolo Fabio che Fantoni. Non reagisce più, cittadini che non reagiscono più. C'è Fabio Fantoni della Fabi, segretario. Sì, buonasera onorevole Bianconi. Buonasera. Buonasera, mi permetto di sottolineare un aspetto che lei ha appena accennato. Per fortuna che abbiamo salvaguardato i posti di lavoro. Almeno quelli, almeno quella è stata una grande operazione. Esatto, perché e quindi almeno non al danno tremendo non si è aggiunto la beffa per in qualche modo quelli che hanno più bisogno, se non c'è un'altra fetta. Voi del sindacato avete fatto molto bene, questo io lo grazie. So. Grazie, prego, grazie prego. Ogni tanto qualcosa di buono c'è, ma siamo sempre al secondo piano, Fantoni. Il primo piano fa sempre come ripare. Ad Aldisi Aguti, se dai parlamentari in generale vi aspettavate qualcosa di più, se potevano fare qualcosa più. Ma cosa vuoi che conti Donati, cosa vuoi che conti la Mattesini? Lo so, appunto. La Boschi poi pensava ai cavoli suoi, lei aveva altri impegni, poi la serietà della Boschi ormai è misurata in tutta Italia, anche forse all'estero. Che è una delle cose più disgraziate che sia capitata alla Repubblica Italiana e li rompe sulla scena di questa donna che non mantiene neanche mezza promessa e non sa quello che dice. Allora, Alvise Aguti dei risparmiatori, Alvise. Allora, UbiBanca ha ricevuto le tre banche, Banca Etruria, Banca Marche, Cari Chieti, al prezzo di un euro e un beneficio di 1 miliardo. Un miliardo che è stato classificato come bad will, cioè in pratica ha messo 600 milioni a utile il primo anno e altri 400 li lascerà nei prossimi 2 anni. Con la promessa e con l'impegno in Banca Italia che avrebbe fatto delle opere di risarcimento verso gli ex azionisti. Attraverso emissioni di warrant o cose simili, cosa che poi non ha mantenuto, non ha neanche aperto un tavolo di trattative, quindi ha dimostrato un interesse zero verso gli ex azionisti di Banca Etruria e questo credo che sia una grave colpa e questo appunto la politica potrebbe premere per far sì che UbiBanca rispetti i suoi impegni che aveva preso con Banca Italia, che potrebbe essere. Voi non avete le idee chiare, voi non avete le idee chiare. Intanto la politica in Italia conta meno delle banche, non più delle banche, sono le banche che dicono ai politici quel che fare, non viceversa. Se ancora non avete capito questa inversione dei ruoli, non avete capito niente. Ci proviamo. Io combatto proprio contro questa inversione dei ruoli. Oggi la parte finanziaria comanda di gran lunga sulla parte politica, anzi molta della parte politica è senza mezzi termini al servizio della banca e della finanza, su questo non c'è dubbio, quindi la politica non può pressare sulle banche perché la politica è dipendente dalle banche, questo è il primo punto che ancora la gente non ha capito che le cose stanno così, di cosa mi sono arrabbiato, ma quando Berlusconi lasciò nel 2011 a Monti, lo sa perché lasciò? Perché gli dissero che gli facevano fallire Mediolanum, che è una banca. E da Doris insistette perché ci fosse Monti, perché avrebbe detto che avrebbe mandato il sistema bancario di Berlusconi a Remengo, perché il sistema finanziario europeo che controlla tutte le banche, anche quelle italiane, aveva deciso così. Quindi, e guardi cosa succede nel Monte dei Paschi, cade uno dalla finestra, non si è fatto niente. Allora lei mi deve dire se comandano le banche o comanda la politica. Le banche hanno dimostrato. Ecco bene, uno. Secondo, quando le banche promettono che si interesseranno degli azionisti, fanno le promesse che può far Marchionne, ma se non è nero su bianco, se non c'è un risarcimento, se non c'è un patto in questo senso, nell'atto di compravendita state tranquilli che non manterranno. Non sono né enti di beneficenza né partiti che hanno bisogno di consenso. Quindi cioè, chi è che ha detto questo? Io l'ho già detto questo, l'ho detto anche alla Camera. Chi ha gabellato queste promesse è stato un disonesto per salvare certamente la faccia e buttare la palla avanti. Grazie all'onorevole Maurizio Bianconi. Grazie a voi e scusate. Ciao. Allora, siamo in chiusura. Sì, vogliamo aggiungere?
Vorrei aggiungere una cosa importante, che come abbiamo fatto con l'onorevole Bianconi, noi a fine ottobre abbiamo firmato a Bergamo un accordo che riguarda tutti i 22.500 dipendenti del gruppo UBI, 15 volte quello che era Banca Etruria, un accordo che salvaguarda l'occupazione, che mantiene le lavorazioni ad Arezzo anche in direzione generale in via Calamandrei, pochissime filiali chiuse in Toscana, quindi le filiali sono aperte, la macchina procede, abbiamo fatto un accordo che ovviamente pesa anche sulle tasche dei lavoratori, quindi anche noi lavoratori stiamo continuando a pagare tutto quello che ci è successo. Ci piacerebbe mettere una pietra sopra, ovviamente la coda amara dei processi ad alcuni di noi per le obbligazioni subordinate e il nome di Banca Etruria che probabilmente tornerà a galla da qui a tutta la campagna politica, ecco, queste due cose spiacevoli ci impediscono di chiudere la parentesi, però noi siamo già proiettati verso il futuro e i clienti possono già vederlo già da questi giorni che siamo ripartiti con rinnovato entusiasmo e con la voglia di dimostrare la nostra grande professionalità. Si riuscirà a salvare anche quei 34 della Memar, che non riguarda ovviamente, sì, riguarda, però, ecco, non erano dipendenti della banca ma di questa azienda. Io spero di sì, ho visto che i sindacati di quel settore lì si stanno efficacemente muovendo, le problematiche del gruppo sono tante, abbiamo anche in Banca Etruria dei ragazzi che hanno lavorato per anni a tempo determinato e che quindi aspetterebbero di poter rientrare, abbiamo un fondo di prepensionamenti volontari che potrebbe anche facilitare le nuove assunzioni, siamo speranzosi e fiduciosi, stiamo a vedere. Io penso che fin quando non si troverà una soluzione omogenea per tutti gli azionisti, gli ex azionisti di Banca Etruria, non ci sarà mai un humus favorevole ad UBI Banca in questa città. Grazie ad Alvise Aguti, Comitato di risparmiatori e azzeccati, grazie a Fabio Faltoni, segretario provinciale della FABI, grazie a Piero Franchini, buona serata.